1019 firme raccolte in 4 mattine dal Comitato Vitallaccio Duro per protestare contro la destinazione di una zona agricola, la Vitallaccia, ad area logistico-portuale, nella quale vengono e verranno scaricati materiali provenienti da escavazioni, fra cui i futuri residui dell'approfondimento del Candiano, col timore che possono essere altamente inquinanti. Inoltre verrà costruita una superstrada e verrà trasferita la fabbrica SIC del gruppo CMC. Un cambio di destinazione che i cittadini accusano essere stato fatto senza la dovuta informazione da parte del comune nei confronti degli abitanti e che ha portato alcune realtà del luogo, come l'azienda Guarini, ad avere un IMU decuplicato fino a 10.000 euro. A sostegno del comitato, il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio, che ne approfitta per chiedersi quanto sia utile costruire nuovi capannoni previsti nella zona, piuttosto che usufruire di tutti quelli attualmente vuoti o sfitti. Quello che ci ha veramente sorpreso è stato il fatto che le persone non erano informate, né i residenti di Porto Fuori del fatto che la CMC si sarebbe trasferita, anche se il progetto effettivamente esiste da lungo tempo, e né le persone che passavano lungo la ciclabile si guardavano intorno ed erano incredule e indignate che questo territorio, che ha anche un interesse naturalistico e paesaggistico, sia destinato a scomparire. E quindi per ora 4 mattinate hanno portato 1019 firme. Comunque la raccolta continua, abbiamo consegnato solamente la prima tranche, abbiamo ancora credo 2 mesi prima della discussione in comune e in questi 2 mesi ci daremo da fare e ne raccoglieremo altre. Al di là del numero di firme in se stesso, quello che ci interessa è fare informazione, perché è giusto che i cittadini siano messi al corrente di cosa sta succedendo a fianco a casa loro. È un problema che riguarda non solamente i residenti, ma che riguarda tutta la città, perché l'aria salubre è un bene comune e riteniamo che questo progetto la metta a rischio. Che vi fa poi anche paura, appunto, il prossimo approfondimento del Candiano che potrebbe portare dei fanghi a rischio inquinamento nella vostra zona. La zona Vitalaccia deve accogliere, diciamo, i capannoni, strade, rotonde per l'espansione dell'area logistica, ma prima deve essere portato il terreno a livello del manto stradale, quindi la zona tutta depressa per ora rispetto alla strada, deve essere riempita con i fanghi di escavazione del Candiano. E questa è una preoccupazione in più, perché oltre a non volere i capannoni, vorremmo anche essere tranquillizzati e rassicurati rispetto all'aspetto salute. La sua azienda agricola è interessata al progetto? Quali sono i danni che le verrebbero arrecati? È l'IMU. L'IMU, un cittadino non può permettersi di pagare 10.000 euro su un terreno che adesso c'è dell'erba medica. Il terreno, se prima valeva 50-70.000 euro, adesso ne vale, non so, 200.000, quindi tu devi pagare di più di IMU. Ma io quella terra non la vendo, perché nessuno viene a comprare con questi chiari di luna, con il porto che c'è metà lavoro in meno alla mia terra. E io mi sono raccomandato, soprattutto col signor Maralli, di non fare, hai capito? Depositi a cielo aperto, perché il porto di Ravenna adesso mi sembra che sia orientato più sulla rinfusa che sui container. Quindi se andiamo sulla rinfusa noi siamo ancora più danneggiati e non vogliamo depositi, montagne di cereali o di farine che siano, hai capito? Senza un tetto sopra, senza delle mura, perché lei c'è l'immagine quando tira il vento, lì succede un putiferio. Sono già circondato totalmente dai fanghi. Cioè, il problema è che il mio immobile a questo punto non vale più assolutamente niente, non ha nessun valore in quanto nessuno sarebbe interessato all'acquisto di questa area, di questa casa. Quando sono iniziati i lavori, le deposizioni? Dunque, praticamente sono iniziati l'11, 5 del 2009. E quando è stato invece informato di cosa stavano facendo vicino a casa sua? Io non sono mai stato informato. Ho imparato tramite i miei vicini di casa che loro dovevano dare un compromesso con la SAPI per quanto riguardava la vendita dei loro terreni. Io, non avendo terreno agricolo, non sono mai stato informato e praticamente sono io che mi sono informato dall'agenzia che faceva da tramite con la SAPI e ho chiesto che cosa devono fare. Ha detto SAPI sta comprando e tutti i terreni, e dico, beh, io non sono interessato a queste cose. Dopodiché sono andato alla SAPRI, mi sono fatto ricevere e mi hanno proposto un prezzo, nonostante fosse stato valutato un immobile a un certo valore, loro me ne hanno offerto un valore molto inferiore e mi hanno detto prendere o lasciare. Lei signora ha il problema che sulla sua terra, davanti alla sua casa,
arriverà una strada a quattro corsie, almeno questo è il progetto. Esattamente, proprio così. E le hanno fatto un'offerta di comprare la terra? Assolutamente no, mi hanno piuttosto, direi quasi minacciato di farmi un esproprio. I lavori di questa strada le hanno detto quando dovrebbero iniziare? No, ancora non mi hanno detto niente. Ma lei prima era informata di questo o l'ha saputo solamente quando sono venuti a bussarle davanti alla porta? Io l'ho saputo solo quando sono venuti a bussarmi alla porta e a propormi di entrare in questo progetto. Questo lasciamo scherzi a parte, questa è una cosa inaccettabile, cioè loro sulle proprietà si sono permessi di fare dei progetti senza avvisare i proprietari. Io l'ho imparato da mio figlio che lavora alla CIA, che è venuto a casa un bel giorno e mi ha detto: babbo, guarda che noi siamo caduti. Io non volevo neanche guardarci perché sapevo che la strada di Punto Marina sulla destra, le industrie non arrivavano mai, era il piave le strade di Punto Marina. Invece purtroppo sono passati di là con la CMC e con tutto il resto. E lei ha anche il problema della strada, della classica. Qual è questo problema? Quando hanno posato in New Jersey è stata cambiata la classificazione della strada, è diventata superstrada e essendo superstrada non poteva più essere praticata da ciclomotori, pedoni e biciclette, insomma. Quindi l'accesso a quella strada era esclusivamente, cioè bisognava che fossi uscito di casa solo in macchina. E tra l'altro quando la strada viene fatta manutenzione o rifacimento del manto stradale, praticamente non potrei uscire neanche in macchina. Federico Lega per Ravenna Web TV.